Giornata regionale della scuola 2018, questa è quella dedicata a Crotone. Sì, insieme con il presidente Oliverio e in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e le diramazioni territoriali, con i comuni e le province, abbiamo voluto quest'anno incontrare direttamente il mondo della scuola, una rappresentanza naturalmente, scegliendo come luoghi dell'incontro i 5 capoluoghi. Partiamo da Crotone, da questa realtà che parla veramente della nostra identità, che parla di filosofia, che parla di storia. Per conoscerci, la regione deve ascoltare il mondo della scuola, vuole farlo, ma vuole anche sapere che cosa c'è proprio in termini di dinamismo, di capacità di produzione, di occasioni di crescita all'interno di questo mondo che sappiamo essere un mondo di eccellenza. E la regione vuole anche presentarsi al mondo della scuola per quel rapporto tra istituzioni necessario quando si pensa alla crescita del territorio e alla realizzazione del bene comune. Qual è la situazione delle scuole in Calabria? Ma io direi che la situazione delle scuole è buona. Leggo di tanto in tanto di dispersione, sicuramente c'è, ma quest'anno in percentuale meno rispetto al passato. Leggo di problemi di sicurezza degli edifici, naturalmente ci sono, siamo in una terra insomma a rischio sismico e la normativa è stata più recente, invalida anche i lavori che sono stati fatti nel corso degli anni passati, ma voglio dire la Regione Calabria ha realizzato un piano di investimenti proprio per l'adeguamento sismico delle scuole davvero notevole, già 470 scuole circa interessate, altri 300 lavori edifici in cantiere, copriamo quasi il 50%. Per il resto una scuola viva, vivace, una scuola che propone all'attenzione nazionale tante eccellenze in ambiti diversificati, un gran lavoro dei docenti, un gran lavoro anche dei dirigenti, sapendo però che ci sono degli ambiti, come appunto quello della dispersione, anche degli ambiti territoriali in cui a livello sociale si soffre maggiormente, in cui bisogna intervenire. Noi metteremo in campo 7 milioni di euro per azioni di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica e 5 milioni di euro per azioni volte a favorire l'orientamento dei giovani, perché è necessario che il progetto di vita sia centrato sulle attitudini ma anche sulla consapevolezza dei limiti e delle difficoltà. Orientare penso significhi anche questo. Dobbiamo anche fermare la fuga dei cervelli. Eh sì, e da questo punto di vista c'è un notevole lavoro che sta facendo il presidente Oliverio per quanto riguarda l'alta formazione, un accordo che ha portato alla creazione del sistema universitario regionale e assegni di ricerca per i ricercatori calabresi, in modo che possano avere l'occasione anche di formarsi altrove, però tornando qui negli ultimi 6 mesi per spendere quanto hanno appreso all'interno delle nostre realtà universitarie, ma soprattutto la garanzia del diritto allo studio.